Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti. Io lavoro in campo del marketing, in particolare ricerca di mercato e svolgo questa attività sia dal punto di live dello spin-off universitario che è sorto per quanto riguarda gli studi e ricerche sui valori tangibili, ma poi è uscito dal periodo di incubazione e adesso si occupa di management, quindi di marketing management a tutto campo, quindi dal marketing, dal controllo di gestione, alla comunicazione, all'organizzazione, alla gestione delle risorse. In più svolgiamo questa attività anche per conto del Dipartimento di Management e in particolare quindi vedremo un paio di casi nel mio intervento proprio di ricerche di mercato condotte per due aziende e in particolare in un caso riguarda proprio l'idea, la nuova idea di business. Ho strutturato l'intervento in tre punti fondamentali. Innanzitutto capire che cos'è l'orientamento dell'impresa al mercato, che è fondamentale, quindi per valorizzare un'idea ci deve essere un mercato, ci deve essere poi qualcuno che compra i prodotti e i servizi che noi intendiamo realizzare e quindi andremo a capire appunto che è il tipo di analisi che occorre fare per capire se ci sarà spazio, che spazio ci sarà e come poter approcciare un determinato mercato. Nel terzo punto vedremo alcuni esempi di ricerche. Orientamento dell'impresa al mercato. Dunque noi possiamo avere quattro tipi di orientamento principale. Il primo è l'orientamento alla produzione, cioè qui l'attenzione dell'impresa è focalizzata sugli aspetti produttivi, cercare di investire sui macchinari, formazione, cercare di avere quindi un vantaggio competitivo in termini di costi, quindi meno costi e offrirò quindi un prodotto o un servizio a costi minori rispetto alla concorrenza. Potete capire che oggi applicare un orientamento di questo tipo in azienda in Italia diventa molto difficile, dato che come tutti sappiamo ci sono paesi che hanno un costo della manodopera molto più basso rispetto a noi, i macchinari si possono acquistare anche all'estero, quindi si possono trasferire all'estero, quindi questo diventa un orientamento piuttosto difficile da portare avanti. L'altro orientamento è quello del prodotto, quindi qui l'attenzione è sempre focalizzata all'interno dell'azienda, l'obiettivo è quello di realizzare il prodotto migliore rispetto ai concorrenti, di una qualità oggettiva superiore. E poi ci si pone anche in questo caso il problema di andarlo a vendere. Se si riesce a vendere, sono stati bravi ingegneri tecnici a realizzare questo prodotto, questa idea del prodotto. Se non si riesce a vendere, la colpa è dei venditori che non sono stati capaci di vendere un buon prodotto. Questa è un po' la filosofia di questo approccio che è molto diffuso anche qui in Italia. Il terzo approccio è quello denominato orientamento alle vendite, che non va confuso con l'orientamento a marketing o al mercato, vedremo tra poco la differenza. Nell'orientamento alle vendite, anche in questo caso, l'azienda si preoccupa di realizzare un prodotto o un servizio e poi si pone la problematica di andarlo a collocare, a venderlo sul mercato e quindi farà uno sforzo in termini di comunicazione e promozione per poter far assorbire al mercato le quantità ritenute ottimali per poter ottenere dei risultati economici adeguati. Nell'orientamento al marketing, al mercato o orientamento al marketing, l'approccio è diverso rispetto ai primi tre, perché il punto di partenza non è interno all'azienda, ma è l'esterno, è il mercato. Il mercato quindi si va a ricercare quali sono le esigenze da dover soddisfare, dopodiché si mette in campo tutto il resto, quindi si procede qua a realizzare un prodotto, un servizio, a realizzarlo e poi a definire quali strategie per poterlo collocare e presentare al mercato. Quindi la logica è cambiata molto, non è più un'azienda, io realizzo queste cose, chi interessa può comprarlo, ma è differente, io ascolto il mercato, ascolto ciò di cui ha bisogno, quali sono le esigenze, poi cerco di realizzarlo e cerco di servirti nel migliore modo possibile, rispetto, soprattutto nel miglior modo rispetto ai concorrenti. Quindi la logica è completamente diversa, è l'approccio più corretto oggi, perché oggi in molti settori si è una situazione in cui l'offerta eccede la domanda, quindi ci troviamo in situazioni in cui ci sono troppi prodotti sul mercato, non vengono acquistati, non è possibile pensare che vengano assorbiti, quindi i consumatori ma anche le organizzazioni si trovano davanti a sé un'infinita, una miriade di alternative, molte più alternative, quindi il rischio di creare qualcosa che poi non ha un riscontro positivo sul mercato è molto più alto rispetto al passato, quando le condizioni erano oggettivamente diverse, molto più positive, quando la domanda eccedeva l'offerta.
Quindi oggi c'è questo rischio, occorre partire prima da un'analisi di ciò che serve al mercato. E quando analizziamo il mercato, quindi, noi andiamo ad analizzare tre dimensioni principali. La domanda: se non c'è domanda, non ha senso creare un prodotto, non c'è un'impresa, quindi dobbiamo innanzitutto stimare qual è il potenziale di domanda, quanti sono i clienti potenziali, qual è il volume di prodotti che possiamo vendere, il prezzo che è possibile applicare, quindi sono tutte informazioni che possiamo reperire con il dato. Oltre alla domanda, quindi ricercare il potenziale di mercato, l'altra dimensione è la concorrenza, quindi capire chi sono i concorrenti, non sono soltanto i concorrenti diretti, cioè quelli che realizzano già il prodotto e servizio, ma possiamo entrare poi in concorrenza con imprese che appartengono ad altri settori, ma che i loro prodotti e servizi si pongono in alternativa rispetto a quello che vogliamo realizzare noi. Quindi i prodotti apparentemente, cioè oggettivamente diversi, possono andare poi a soddisfare le stesse esigenze. Sono imprese di giocattoli che inseriscono all'interno del loro set di concorrenti, per esempio, imprese, alcune marche di produttori di scarpe. Quindi, perché oggi il bambino, per esempio, è molto più attento a una marca delle proprie scarpe, e quindi, per esempio, per avere un regalo o per avere un premio, quindi un farsi acquistare qualcosa, potrebbe preferire un paio di scarpe di quella determinata marca rispetto al giocattolo. Perché? Perché grazie a quelle scarpe magari nella sua mente, cioè, vede il prodotto per poter risultare più stimato, avere più amici, quindi per sentirsi meglio, avere uno status positivo. Quindi spesso questi prodotti vengono poi a far leva su quelle che sono le leve psicologiche. Ed è chiaro che se facciamo riferimento alla sfera psicologica, noi possiamo entrare in concorrenza con prodotti completamente diversi. L'altra dimensione del mercato è il sistema distributivo, quindi capire anche come far arrivare i nostri prodotti e servizi dalla nostra azienda, quindi dalla roba di produzione, a quello di consumo o di utilizzo. Quindi anche in questo caso un mercato va analizzato da questo punto di vista. Noi come questa parte bellissima, sono alcuni concetti teorici che trovate in tutti i manuali di marketing,